Alchimia. Sicuramente ognuno di noi ha sentito parlare della pietra filosofale, una pietra in grado di trasformare in oro qualunque altra cosa. Ecco, leggendo il Kybalion, questo libro qua che consiglio, è molto difficile, molto particolare, mi sono reso conto che la vera alchimia, quella intesa da Ermete, che era stato l'inventore sostanzialmente dell'alchimia, non era tanto quella fisica, quella materiale, quindi trasformare un metallo in un altro, ma era più un qualcosa su un piano spirituale, ovvero riuscire a trasformare gli stati della mente negativi in positivi. Ecco, detto questo, io posso considerarmi un apprendista alchimista, perché quello che sto facendo io nella mia vita privata è proprio questo, implica lo sforzo, la consapevolezza e una grandissima quantità di lavoro su di sé. Questa è la vera alchimia, quella spirituale. Quindi, a parte questo, che era soltanto un piccolo spunto che volevo dare prima di questo video dell'effetto di oggi, oggi voglio parlare di un gioco di magia che ha a che vedere con l'alchimia, ovvero la wild card. Un effetto dove una singola carta ha il potere di influenzare e trasformare tutte le altre carte. Fate attenzione. Bene, questo era il video. La wild card è uno di quegli effetti che faccio sempre durante i miei spettacoli, quindi ce l'ho abbastanza allenato e sì, sono andato abbastanza sul sicuro con questo effetto. E basta, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!